gli ha distrutto la vita, ha perso il lavoro, oggi prende ancora psicofarmaci e chiede giustizia appellandosi anche a Papa Francesco. A parlare così è Diego Esposito, che da anni ha denunciato di essere stato vittima di abusi da parte di un prete, il suo professore di religione, in una scuola di Ponticelli. Basta, siamo nel 2016, vogliamo una chiesa pulita, una chiesa che deve andare in chiesa, deve stare bene. Non deve avere la preoccupazione. I nostri figli quando vanno a scuola e vengono insegnati la religione devono essere al sicuro. E a questo punto anche lo Stato deve intervenire. Anche lo Stato deve controllare a questi preti che vengono denunciati perché non possono insegnare le nostre scuole statali. Perché è un pericolo pubblico. Anche lo Stato qui deve risolvere. Basta. Siamo nel 2016. E faccio un appello anche a Papa Francesco. Papa Francesco, vedete al più presto di risolvere questa piaga che ormai è diventata in un punto che non c'è più di ritorno. Non c'è più di ritorno, bisogna fare qualcosa subito. Addirittura il Cardinale Sepe mi ha fatto perdere il lavoro, ripeto, ma mi ha fatto perdere il lavoro perché dopo 6 anni di giustizia che non mi è arrivata, io penso che uno può perdere anche un po' di intestino, il controllo, può perdere anche, che se è scocciato, un po' di rabbia, può avere. Scrissi un'email alla Curia, un'email, le prime cose, essendo una guardia giurata, scrisse: mi metto in guardia che andrò sotto la Curia di Napoli con la mia pistola d'ordinanza ad ammazzarmi, tranquillo, non farò male a nessuno. Questo ovviamente era solo una provocazione, perché in questa parte c'è scritto che volevo giustizia. Non era che non mi voleva ammazzare sicuramente. Loro preso la palla a volo e dissero per il bene mio, mi girarono queste mail alla polizia, che giustamente loro fecero molto professionalmente i poliziotti, il loro lavoro, mi tolse il portadarmi, essendo una guardia giurata, il mio lavoro è fatto da portadarmi, lascio a voi immaginare, facendomi perde la qualifica di guardia giurata, armata. E questo per me è stato un dolore atroce. E pensate un po' che ci sono altre vittime in questi giorni che hanno contattato Rete L'Abuso, Francesco Zanardi, che sono vittime del prete pedofilo Don Silverio Mula, e l'hanno chiamato, potete chiamare a Francesco Zanardi che ha i numeri di telefono che voglio denunciare il prete Don Silverio Mula, anche loro però hanno paura di fare questa fine di perdere il lavoro. Allora, Papa Francesco, questo non deve capitare, che chi denuncia come me ha la forza di denunciare, deve perdere il lavoro. Io ho perso il lavoro, ho perso la famiglia, ho perso l'armonia, c'è un figlio mio, l'ultimo, che ha 9 anni, che anche lui lo sta in cura perché sente sempre di parlare queste cose e sta soffrendo anche lui a pensare a me, che piangeva quando io ho fatto lo sciopero della fame, perché io ho fatto anche lo sciopero della fame, per avere giustizia. La mia vita è distrutta. Prendo circa 8 pillole al giorno di psicofarmaci e ho provato a smettere per un periodo, negli ultimi 6 anni ho avuto 3 svenimenti, tutti quanti ricoverati in ospedale, certificati, e tutti quanti, senza raccontare la mia storia, perché non ho mai raccontato la mia storia, lo potete, c'ho tutto scritto, tutti quanti mi hanno diagnosticato l'ansia. A me la vita me l'ha distrutta, la mia famiglia non ne parliamo. Le conseguenze non sono gravi, sono gravissime.